sede del Museo Civico del 1934 e ospita le raccolte civiche in cui sono presenti le sezioni archeologiche, medievale, rinascimentale e moderna. Qui si conserva una grande quantità di reperti archeologici, monete, sculture, pitture, sarcofagi greci, romani e mosaici provenienti dalle città e dai territori di Catania. È un monumento di grande valore storico, culturale per Catania, esempio di cittadinanza nel mondo. Ospita spesso mostre itineranti di rilevanza nazionale e internazionale. Infatti, la fortezza di Federico II, con la sua storia, si mostra testimone di quella fusione di correnti culturali e artistiche che per tutto il Medioevo attraversarono l'Italia meridionale e la Sicilia. Ma soprattutto ci testimonia la maestosità e la modernità dell'imperatore Svevo, che fu detto Stufamundi. La sua corte, animata da donne e uomini in costume medievale, cavalieri con l'armatura, crociati, banchetti, giullari e poeti da corte, era aperta a tutti, uomini di cultura e genti di tutte le razze e religioni. Amò la nostra terra, la Sicilia, che chiamò pupilla dei miei occhi, e ne fece un regno ricco di arte e di cultura. Allora ci inchiniamo davanti al valore di questo imponente castello.